Ma è interessante anche rispetto a chi si rapporta all'Europa sempre con questa critica della burocrazia, che pure esiste, che pure a volte presenta anche aspetti non particolarmente, diciamo, non particolarmente semplici, e a volte persino urticante, che se uno però rispetta i tempi, investe, si fa credibilità, cioè si fa un buon nome in Europa, come è riuscita a farsi la Regione Toscana, si possono anche allargare le maglie degli investimenti. Io credo che avere trattato con i dirigenti dell'Europa, che per una regione come la Toscana, i grandi attrattori culturali hanno un valore intrinseco per i cittadini della Toscana, perché evidentemente sono un elemento di deposito anche di competenze, di cultura, di formazione, che è straordinario. Un elemento intrinseco per tutti i cittadini, perché i cittadini si recano alle mostre, possono arricchirsi culturalmente, godere culturalmente della cultura, e poi è anche un elemento produttivo, direttamente e indirettamente, perché fa occupazione. È un asse che credo importante, su cui, se posso solo dire la mia, è che ce ne sarebbe stato bisogno non di 30 milioni, ma forse ci sarebbe stato bisogno da parte dell'Europa di 60, di 180, forse. Ecco, sarebbe possibile se l'Europa volesse. Ci sono linee di finanziamento che adesso non si toccano, perché non si vuole toccare i Sancta Sanctorum dei profitti, dei paradisi fiscali, dell'esenzione, del dumping fiscale che alcuni stati fanno, dell'esenzione delle piattaforme digitali, le multinazionali del web, la Tobin tax non si vuole applicare, Monti che, come dire, non è che sia particolarmente radicale nelle sue posizioni, aveva fatto una proposta che da sola, per usare una brutta espressione che non condivido, senza mettere le mani in tasca ai cittadini, avrebbe potuto raddoppiare i finanziamenti in generale su questi aspetti, quindi raddoppiarli anche per la cultura, già che la Toscana è riuscita a far passare questo asse. Mi auguro che si faccia, ma vorrei si discutesse di questo, ecco, principalmente anche nel dibattito politico. Comunque sia, ripeto, la Presidente della Regione mi spetta da un lato verificare che effetti produce l'impegno della Regione nell'utilizzo dei fondi europei e di altri fondi che sono stati aggiunti dallo Stato e dalla stessa Regione. Questo è un aspetto che mi compete. Dall'altra è anche un dovere, per certi aspetti è anche un dovere morale, far sapere ai cittadini che l'Europa ha anche questa componente, ecco, per la quale io dico, se chiudessi in questo momento gli occhi, e un po' la Toscana la conosco, tante iniziative eccellenti, di qualità, di innovazione, anche nel campo culturale non esisterebbero, oppure nel campo anche della manutenzione, ristrutturazione dei beni culturali non esisterebbero se non ci fosse stata l'Europa e le scelte che la Toscana ha fatto per l'utilizzo dei fondi strutturali. Credo che questo è compito mio anche farlo conoscere.